Finalmente. Devo dire che sono deluso. Pensavo saresti arrivato molto prima. Dimmi, è stato un problema per te uccidere i tuoi fratelli? E per te è stato un problema gettarmi nell'abisso? L'eternità è inesorabile, Raziel. La prima volta che sono entrato in questa sala, secoli fa, non intuì il vero potere della conoscenza. Conoscere il futuro, Raziel, intuirne vie e flussi che si dipanano all'infinito. Come uomo non avrei mai potuto assimilare tante verità proibite. Ma entrambi siamo molto più di ciò che eravamo. Non senti nell'anima che siamo diventati come te? E che quindi siamo indivisibili. Finché uno di noi due vivrà, saremo un esercito. I nostri destini sono già scritti. Mobius mi rivelò il mio secoli fa. Entrambi recitiamo la parte che il fato ha scritto per noi. Il libero arbitrio è un'illusione. Ho trovato la tomba di Sarafan, Kane. Come hai potuto profanare un sacerdote trasformandolo in un vampiro? Come non avrei potuto? Bisogna tenersi gli amici vicini, Raziel. E i nemici ancora più vicini. Quali migliori servitori di coloro le cui passioni trascendono i concetti di bene e male? I Sarafan erano paladini che difendevano Nosgoth dalla corruzione che noi rappresentiamo. Ho aperto gli occhi, Kane. La non vita in cui hai costretto il mio corpo ignaro non ha valore. Puoi avere scoperto il tuo passato, ma non ne sai nulla. Pensi davvero che i Sarafan fossero nobili e altruisti? Che ingenuo. Il loro scopo era lo stesso del nostro. C'eri quasi, Raziel. Ma non è questo il luogo né il modo in cui finirà. Il fato riserva altre sorprese prima della conclusione di questo dramma. La domanda classica è dove sono. Nel tuo caso sarebbe meglio chiedere quando. Molto bene, vecchia serpe. Se preferisci che usi le mani nude. Oh, un effetto imprevisto. Questo cristallo neutralizza i nostri nemici vampiri, lasciandoli inerti e indifesi. Curiosamente pare che abbia lo stesso effetto anche su quella tua strana arma, ma devi credermi, non voglio farti del male. Getta pure la tua maschera di benevolenza, Mobius. Io so chi sei e che cosa sei. Dovrei ucciderti in questo istante. Sì, forse dovresti, figliuolo, ma non lo farai. Ne sei proprio sicuro, Mobius?
Il mio ruolo di guardiano del tempo mi garantisce una certa onniscienza, Raziel. No, tu non mi ucciderai. Questo onore spetterà al tuo creatore, Cain, fra una trentina d'anni. Ah, bella coppia voi due. Sei fatalista proprio come lui. La morte arriva per tutti, Raziel. È solo questione di tempo. Come fai a sapere il mio nome? Non ci siamo mai incontrati. Al contrario, Raziel, io ti conosco molto bene. E mi addolora vedere con quanta crudeltà Cain ti ha usato. Ti conosco da quando eri un Sarathan, Raziel. Eravamo perfino grandi amici. Per favore! Fortunatamente adesso non hai bisogno di volermi bene per essere mio alleato. Siamo nella fortezza dei sacerdoti Sarathan? Sì, ma temo che l'epoca gloriosa dei Sarathan sia finita da tempo. Questa è un'epoca più cinica, meno decorosa. In questa fortezza ora si trova il mio esercito mercenario. Tutti noi cerchiamo di onorare la memoria dei Sarathan con la nostra umile crociata. Quello è il vampiro Vorator? Sì, il flagello del cerchio, l'esemplare più depravato e decadente di tutta la sua razza degenerata. Ha ucciso 6 miei compagni guardiani che si erano ritirati qui indifesi. E tu sei sopravvissuto a questo massacro? Io e altri 2, il cerchio venne distrutto. Solo noi 3 fummo risparmiati. Ah, ma davvero? Mi perdonerai se non credi ingenuamente a tutte le informazioni che mi dai in pasto. Hai fama di essere un imbroglione. E chi mi calunnia in questo modo? Cain, il tuo malfattore? Colui che ti ha tradito e distrutto, il nostro comune nemico? Pensa alla fonte delle tue informazioni prima di giudicarmi. Possiamo anche non riaccendere la nostra vecchia amicizia, ma vorrei proporti un'alleanza per identità di obiettivi. Entrambi vogliamo Cain morto e io ti posso aiutare. Non ti conviene immischiarti, vecchio. Conosco tutte le tue piccole sordide trame, ma questa è una faccenda troppo grossa per te. Tu mi sottovaluti, Raziel. Lascia che ti mostri. Cain è tuttora in tua attesa, senza sapere che ti ho strappato alla corrente del tempo per condurti al mio cospetto. Osserva come indugia a guardare i pilastri che è destinato a distruggere. Crede di esserti sfuggito, lo stolto. I pilastri sono ancora in piedi in quest'epoca? Sì, Raziel. Rappresentano la forza divina che preserva la vita nel nostro mondo. Noi, servitori dei pilastri, manteniamo il loro delicato equilibrio, mentre Cain diventerà il fulcro con cui l'equilibrio verrà sconvolto. Credo che tu abbia già visto quale rovina ha portato la sua terribile ed egoistica decisione. La stessa esistenza di Cain è un cancro per questo mondo. Finché lui vive, tutta Nosgoth è in pericolo. Potresti non tornare mai più umano, Raziel, ma puoi abbracciare di nuovo l'essenza della tua umanità e la nobiltà del tuo passato di Sarathan. Vai da lui, Raziel, e metti fine a tutto questo. Ma prima dovrai trovare il modo di uscire dalla fortezza, e temo di non poterti aiutare a farlo. I miei soldati non capiranno il perché della tua apparizione e cercheranno di ucciderti. Naturalmente non li devi temere, non sono alla tua altezza. Cerca di ridurre le vittime al minimo, ma fai ciò che devi. Tutti i grandi cambiamenti richiedono dei martiri. Essendo solo, esaminai i dintorni e notai una seconda camera di tessitura del tempo. L'ingresso era identico a quello della prima, con una differenza. Quel cristallo era importante, ma non avevo ancora scoperto il motivo.
Nella fortezza trovai prove della mia passata nobiltà e della mia vita come sacerdote Sarafan. Quella era l'eredità che mi venne crudelmente strappata quando Cain saccheggiò la mia cripta sacra e mi profanò. Lontano dall'influenza della maledetta asta di Mobius, potevo sentire che la mietitrice d'anime ritrovava lentamente la forza. Se quel cristallo era debilitante per i vampiri come lo era per la lama, Mobius aveva un grande vantaggio sui suoi nemici. Finalmente capii come la crociata di Mobius fosse riuscita a decimare i vampiri con tanta efficienza. I nemici venivano immobilizzati e ridotti all'impotenza. Ma perché, mi chiesi, l'asta aveva effetto anche sulla mietitrice? Muori, demoni! Mentre mi avvicinavo al cuore della fortezza, fui pervaso da una strana sensazione. Un ineffabile senso di spostamento, di vertigine, come se la realtà si stesse piegando attorno a me. La perturbazione sembrava emanata dalla cappella più lontana del santuario. Mentre mi avvicinavo cautamente, il senso di spostamento aumentava a ogni passo. E così, questa era la tomba dell'amato re William il Giusto, beatificato qui come martire e promotore della crociata di Mobius. Ricordo il viaggio di Cain come giovane vampiro. Mobius l'aveva costretto a risalire il corso della storia per assassinare William, facendo divampare l'odio contro i vampiri fra i cittadini di Nosgoth. E qui scoprì che cosa generava il senso di spostamento. La mietitrice d'anime stessa, disposta come una sacra reliquia, era rotta, probabilmente a causa della battaglia fra William e Cain. Non credevo che una cosa simile potesse accadere, fino a quando Cain non distrusse la lama contro di me per cercare di abbattermi. Così venne liberato lo spirito imprigionato nella mia editrice, che si fuse in me e divenne la mia arma simbiotica. E così la mia editrice incontrò il suo vecchio spirito ancora imprigionato in questo ricettacolo corporeo. Osservai ammaliato la lama fantasma che si srotolava, serpeggiando verso l'arma materiale. A contatto con il suo alter ego, lo spirito della mietitrice dormiente da tempo si era destato. E per la prima volta sentì davvero la presenza di questa entità, decisa, famelica e sconvolta da millenni di prigionia. La mietitrice aveva assunto il comando. Io, diventato suo ospite passivo, sentivo la mia anima prosciugarsi per rigenerare la lama. Ma la mietitrice sapeva che non doveva distruggere il suo ospite. Un attimo prima che sprofondassi nel nulla, lasciò la presa su di me. Mentre mi riprendevo, capii che ci eravamo uniti in una fragile alleanza. La mietitrice non era più la mia arma simbiotica, ma un parassita senziente, capace di acquisire il controllo. Che cosa mi hai fatto, Mobius? È questa la tua trappola? Cosa? La mia? Non dimenticare che è stato Cain a portarti qui, non io! E tu accusi me, l'unica anima di Nosgoth pronta a guidarti e ad aiutarti!
che invece ride della tua follia e gode del tuo scomento. Queste lame, ora intrecciate in un sinistro abbraccio, hanno scatenato il terrore in creature molto più longeve di te. Vecchio, sono così unite che posso solo immaginare cosa faranno al fragile guscio della tua anima. Reziel, ti prego, ferma la tua mano. Nulla di ciò è opera mia. Io sono cercato di aiutarti nella tua giusta missione. Ah sì? Stai tremando, Mobius. La fiducia ti ha abbandonato? Sembra che tu abbia commesso un errore fatale lasciando la tua preziosa asta. Era per caso la fonte di tutto il tuo coraggio? Ascoltami, Reziel. Tu non sai che cosa stai facendo. Ho corso un rischio enorme ad apparire qui davanti a te, indifeso, ma ansioso di dimostrarti la mia buona fede. Se in te è rimasto qualcosa del Sarafan, non mi colpirai. Mentre minacci me, il tuo vero nemico ti sfugge. Non ti preoccupare di Cain, vecchio. Ti raggiungerà all'inferno molto presto. Come hai già detto tu, la morte arriva per tutti. Sì. Lo vuole la ruota del destino. Cosa hai detto? La ruota del destino, l'inesorabile ciclo di morte e rinascita a cui tutti gli uomini sono legati. Noi serviamo lo stesso Dio, Reziel. Uccidendo me, uccideresti l'assistente di Dio. E credo che neppure tu vorresti correre un simile rischio. Sono stufo dei tuoi giochetti, Mobius. Tanto ora so che mi temi. Non devo più preoccuparmi di te. Cain mi attende. Allora va, Reziel. Cerca Cain e distruggilo nel nome dell'unico Dio che entrambi serviamo. Tu che un tempo fosti un sacerdote Sarafan, che uccidesti, profanasti, fosti distrutto e rinascesti per la sua misericordia. Ora hai l'immensa potenza necessaria per essere il suo agente, il suo strumento di punizione e restaurazione. La mia vendetta è un movente più che adeguato. Maledizione! Mi hai quasi distrutto, mio piccolo assassino blu. Ma quella è stata la tua sola e ultima occasione, te l'assicuro. Potevo richiamare la lama a mio piacimento, con qualunque livello di forza. Ma una volta richiamata, la lama manifestava una brama insaziabile. Divorava le anime delle sue vittime. Se l'avessi lasciata scatenare troppo, la mia titrice avrebbe sfogato la sua fame su di me. E così quello era il leggendario Yano Sothron, colui che aveva la fama di vampiro più antico e diabolico mai esistito. Secondo le tradizioni popolari, viveva fra le creste delle montagne settentrionali di Nosgoth e attaccava senza pietà i villici indifesi. Il suo regno di terrore ebbe fine quando i Sarafan finalmente lo catturarono e gli strapparono il cuore dal corpo ancora in vita. Quella reliquia divenne poi nota come Cuore delle Tenebre. E sembra che avesse il potere di ripristinare la non vita dei vampiri. I Sarafan custodirono il cuore con attenzione, ma cadde ugualmente nelle mani dei loro nemici. E mi chiesi, Yano Sothron era stato veramente mostruoso come in quell'immagine, oppure era solo una licenza artistica dei Sarafan che celebravano se stessi, demonizzando il loro peggiore nemico? È curioso come il cerchio della mia storia si chiuda. La cappella, capì, era stata eretta alla memoria dei miei ex fratelli Sarafan e mia. Tutti noi fummo martoriati qui
e poi crudelmente profanati da Kane quando inoculò il suo dono nei nostri nobili cadaveri. Per la prima volta potei ammirare la mia immagine come Sarafan, immortalata assieme a quella dei miei compagni caduti. Era una tortura vedere quanto fossi stato nobile e puro, per poi diventare un corrotto fantasma. Fui invaso da un profondo senso di offesa, di perdita e tradimento, così intenso che riuscii a malapena a trattenerlo. Tutto ciò che volevo era trovare Kane e distruggerlo. Uscì e per la prima volta ammirai Nosgoth nella sua gloria passata. La terra era ricca di creature e di vita. E così ebbi la certezza. Il mondo che avevo lasciato non era altro che il cadavere di Nosgoth. Un guscio senza vita, prosciugato dalla corruzione dell'impero parassita di Kane. Questo era il fragile mondo che Kane aveva sacrificato per preservare la sua miserabile vita e le sue ambizioni. Il panorama ravvivò la mia decisione. Sentivo che i pilastri erano a nord-ovest. Se Kane era davvero lì ad aspettarmi, non l'avrei deluso. Mentre superavo quell'oggetto arcano, un lampo dell'energia della mietitrice venne attratto dall'anello, illuminandolo. Così si creò una specie di portale nel mondo degli spiriti. Se mai mi fossi trovato senza energie nel regno spettrale, questi portali mi avrebbero attirato in un luogo sicuro e rigenerato. Quegli antichi obelischi erano misteriosamente accordati alla mia essenza spirituale. Toccando semplicemente il simbolo, potevo mettere al sicuro una matrice della mia anima, creando una pietra miliare dove sarei potuto tornare in caso di bisogno, per poi riprendere il mio viaggio.